Nuovo episodio Legit vs Fake, quest'oggi incentrato su questo modello Converse per Off-White. Qualche settimana fa chi mi segue ha visto anche l'unboxing e la recensione di questo modello con un on-fit. Naturalmente quest'oggi andiamo a mettere a confronto questo modello qui, non originale. Ve lo dico e ve lo ripeto, questi modelli me li inviano gratuitamente, in alcuni casi purtroppo ho dovuto pagare dogana, in altri ho rimandato indietro naturalmente, e in alcuni casi sono fatte bene, in altri fatte male. Prestate attenzione principalmente al modello originale, i particolari del modello originale, e per quanto riguarda i modelli non originali, per quanto siano verosimili o meno, cercate di capire quali sono i particolari che di solito vengono tralasciati da queste compagnie. Detto questo, buona visione. Questa volta neanche serve che ve lo dica che a sinistra metto la Legit, a destra la Fake. Non tanto per chi mi segue veramente da tempo, ma guardate quelle scatole. Per rispetto nei vostri confronti neanche mi ci soffermerò. Guardate voi, uno schifo, Nike Swoosh all'interno è Nike, ma come vedete la Legit, eccola qua, è Converse. Ecco, qua all'interno la scritta Converse. Questa volta però nella UA l'incartamento ha la consistenza giusta. Questa è l'unica nota positiva. Passiamo ai lacci. Questi sono i Legit, sono di tre tipi: standard, bianchi con i finali verdi, neri con i finali arancioni, così, fermati a nido. Se andiamo a vedere i fake che mi sono arrivati, sono innanzitutto sistemati male e non hanno questo laccio qui, ovvero quello standard. Troviamo solamente quelli bianchi con i finali verdi e neri con i finali arancioni. Passiamo ai particolari riconoscibili. Questo è lo zip tee della Legit, guardate voi, ha questa struttura così, in questo modo, scritta 2017, io in alcune ho visto anche scritto 2018. Questa, ragazzi, è l'unica nota positiva di questa fake. Devo ammettere che è fatto bene. Non guardate adesso questa cosa perché io nel muoverlo un po' l'ho rovinato, però diciamo che strutturalmente è fatto molto bene. L'unica differenza è che tende ad aprirsi e chiudersi molto più facilmente delle Legit. Ecco la prima occhiata, ragazzi. Veramente questa volta devo ammettere che sono fatte discretamente male, soprattutto perché la gomma vulcanizzata ha un colore totalmente differente, dovrebbe avere questo blu acceso qui sotto, invece qui è vulcanizzata tutta quanta sui toni del celestino, anche un po' ingiallito. Diciamo, sembra una scarpa Converse, sempre per Off-White, molto più usata. Passiamo ai dettagli molto visibili. Come vedete, se ci fate caso, la tomaia ha questa struttura in questo modo. Ha nylon a quadratini, romboidali, diciamo così, e questi supporti con una tonalità tendente al verde chiaro. Se ci fate caso, anche qui sotto si intravede bene la linguetta e qui abbiamo la scritta Right con questi lacci in questo modo, scritta Made in Vietnam, e la andiamo a vedere qui. La scritta Off-White serigrafata, di media la troviamo al di sotto, come vi ho detto, della scritta Converse. Questo è un modello di una size molto grande, e il tag arancione. Passando alla fake, eccola qui. Come vedete, la struttura, invece di essere romboidale, è un po' più arretina, sembra una zanzariera montata qui, veramente male a mio modo di vedere. Anche i supporti sono molto più morbidi e hanno una tonalità più chiara. Tutta la scarpa ha una tonalità più chiara. Qui hanno inserito anche questa parte che è inesistente nella versione Legit, quindi questo è un particolare che fossi in voi terrei d'occhio. E come vedete qui hanno fatto questa cosa qui, la linguetta, una struttura diversa, e ha il tag Converse qui di lato. Carino, però, come vedete voi, nella versione Legit è tagliato, non è fatto in questo modo. Altro errore. Devo ammettere che invece i lacci sono fatti bene. Non so chi, quando ho fatto l'unboxing di questa scarpa, mi scrisse: i lacci sono fatti, sembrano quelli delle fake perché sono fatti uguali. Sì, ragazzi, è vero. Questa perché è l'unica cosa che assomiglia a una fake, il laccio. Intersuola totalmente vulcanizzata, scritta Vulcanize, è in questo modo, scritta
nera Converse All Star, questo tag rivolto al contrario, e questa è tutta la struttura. Guardiamo velocemente anche la suola, tipica in questo modo, in questi rombi Converse. Andiamo e prendiamo la fake. Wow, eccola qui, scritta vulcanized, un po' più accentrata rispetto alla legit, quindi è tutta quanta un po' più spostata sulla parte centrale. Devo ammettere che questa è fatta discretamente bene, anche la colorazione tutto sommato ci si avvicina. Questo tag qui sotto è fatto un po' impreciso, come vedete anche la stella è un po' sbafata, la scritta è un po' imprecisa, niente di che, fatta un pochino male. Andando sulla suola, eccola qui, fatta bene, ma come vi dicevo la colorazione è ben diversa, come vedete dovrebbe essere più azzurra e meno tendente al celeste chiaro. Parte interna che possiamo ben vedere, come vedete, anche di lato, di qua e di qua. Comunque sia, soletta bianca, logo della collaborazione scritta The Ten. Anche in questo caso è fatta bene, discretamente bene, anche se la scritta The Ten è un po' piccolina, però per il resto è fatta bene. Come vedete anche qui la soletta si toglie molto facilmente, cosa che non accade con le Legit. Eccole nel particolare, come vedete c'è una differenza di grandezza che non è poco. Anche qui questi particolari a rilievo sono differenti, e dietro tutto sommato è simile, anche se il colore è leggermente diverso e questa scritta è un pochino diversa anch'essa. Al di sotto la Legit è così, con questa garza totalmente bianca, nessun cenno e nessun segno particolare, si vede una macchiolina blu lì al centro, ma non credo che sia fatta apposta. Andiamo a vedere la fake, ha la stessa garza bianca, ma come vedete è diciamo un po' più larga come struttura, quindi anche questa è un'altra cosa che ci fa capire che è una UA, una delle tante cose che ci fa capire che è un UA. Ultimo sguardo d'insieme, eccolo qui ragazzi, grandissime e tantissime le differenze. In questo caso veramente devono implementare lo sviluppo delle fake. Ad ogni modo, come vi ho detto sulla recensione di questa scarpa, se cercate modelli legit di queste Converse, vi consiglio di andare a dare un'occhiata al mio amico Lorenzo di Uploading a questo modello e tantissimi altri a disposizione, e super legit, ve lo posso assicurare, parola di sneakerare. Legit versus fake ragazzi, un altro particolare della fake è l'odore micidiale, sa veramente di colla, ma non è veramente uno dei migliori modelli che abbia mai visto, anche perché ci sono parecchi errori, fatto salvo per la scatola e altre cose, i dettagli fatti bene sono veramente veramente pochi. Paradossalmente lo Zip T questa volta è una delle cose fatte meglio. Ad ogni modo, naturalmente, ve lo ripeto, prestate attenzione alla Legit, i particolari della Legit, e io in tutti i video cerco di darvi qualche consiglio su cosa guardare, ad esempio la scatola, lo Zip T e alcuni piccolissimi dettagli che spesse volte vengono tralasciati anche nei modelli fatti meglio. Detto questo, ci vediamo molto poco prossimamente. Continua a sneakerare.